Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Semprevergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Preghiamo. Ispira nella tua paterna bontà, Signore, i pensieri e i propositi del tuo popolo in preghiera, perché veda ciò che deve fare ed abbia la forza di compiere ciò che ha veduto. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Del primo libro di Samuele. C'era un uomo, Ramataim, un suffita delle montagne di Efraim, chiamato Elcanà, figlio di Ecoram, figlio di Eliù, figlio di Tocu, figlio di Suf. L'Efraimita aveva due mogli, l'una chiamata Anna, l'altra Pennina. Pennina aveva figli, mentre Anna non ne aveva. Quest'uomo saliva ogni anno alla sua città per prostarsi e sacrificare al Signore degli eserciti a Silo, dove aveva due figli, di Eli e Ofni e Fines, sacerdoti del Signore. Venne il giorno in cui Elmacà offrì il sacrificio. Ora egli soleva dare alla moglie Pennina e a tutti i figli e le figlie di lei e loro parti. Ad Anna invece dava una parte speciale, poiché egli amava Anna, sebbene il Signore ne avesse rese sterile il grembo. La sua rivale per giunta l'affliggeva con durezza a causa della sua umiliazione, perché il Signore aveva resa sterile il suo grembo. Così avveniva ogni anno, mentre saliva alla casa del Signore, quella l'ha mortificata. Allora Anna si metteva a piangere e non voleva mangiare. E il Canà, suo marito, le diceva: Anna, perché piangi? Perché non mangi? Perché è triste il tuo cuore? Non sono forse io per te meglio di 10 figli? Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. A te, Signore, offrirò un sacrificio di ringraziamento. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. A te, Signore, offrirò un sacrificio di ringraziamento.
adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo, negli atri della casa del Signore, in mezzo a te, Gerusalemme. A te, Signore, offrirò un sacrificio di ringraziamento. Sia con voi. Con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, oh Signore. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini. E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Con questo lunedì della prima settimana, appunto detta del tempo ordinario, inizia il tempo della ferialità, il tempo in cui possiamo dire il mistero celebrato nel Natale comincia a dispiegarsi nell'azione. E così cominciamo a vedere Gesù in azione, Gesù si mette in azione. E il Vangelo di Marco inizia, questa pagina del Vangelo che abbiamo ascoltato di Marco, inizia con un'espressione da sottolineare. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea. Sembra quasi che Gesù, ecco, per rispetto, attenda che l'azione di Giovanni si sia compiuta, arrivi al suo compimento e inizia la sua azione. Potremmo fare già un paragone tra l'azione di Giovanni e l'azione di Gesù. Se l'azione di Giovanni si dispiega fortemente attraverso la forza della sua parola e il suo essere statico, no? Giovanni lo vediamo nel deserto, lo vediamo al Giordano, nell'azione di battezzare, di invitare alla conversione tutti i peccatori. E proprio ieri abbiamo visto Gesù che si mette in fila tra i peccatori per andare a sottoporsi a questa azione di purificazione a cui Giovanni invitava. L'azione di Gesù invece, anziché essere fatta di parola, o meglio, esclusivamente di parola, quella di Gesù è un'azione fatta di gesti, anzi, o meglio, di sguardi. Fa un po' specie il fatto che Gesù, passando lungo il mare di Galilea, guardi con amore, con tenerezza questi uomini che stanno così rassettando le reti, e loro
ecco, semplicemente con una chiamata essi vengono attirati, lasciano tutto e lo seguono. Ci viene incontro anche, per comprendere un po' la pedagogia di Gesù, l'azione che abbiamo visto svolgersi nella prima lettura. Abbiamo cominciato a leggere il libro di Samuele, dove si parla, ecco, della storia di Samuele, questo profeta, no? Che viene chiamato, questo bimbo che viene chiamato per più volte da Dio, Samuele, Samuele, e lui risponde: eccomi, ci sono, no? Ma ancora prima di arrivare alla nascita di Samuele, il libro ci fa contemplare proprio la sua nascita, anzi il modo con il quale egli viene nel mondo. E Samuele nasce da una donna, Anna, che ecco, aveva questa vergogna perché il suo grembo era sterile, lo dice lo stesso autore del testo sacro. E Anna era moglie insieme con Peninnà. Queste due donne, Anna e Peninnà, erano entrambi mogli di Elcanà. Mentre Peninnà aveva figli, Anna non aveva figli, e questo per lei era una grande vergogna. Ma Elcanà, suo marito, nonostante Anna non gli avesse dato figli, l'amava di un amore speciale, e a lei, dice proprio l'autore del testo sacro, a lei Elcanà dava una parte speciale. Ecco, possiamo paragonare Elcanà a Gesù, la pedagogia di Elcanà a quella di Gesù. Anche Gesù ha una parte speciale per questi uomini e donne che incontra. È lui che va incontro, e la parola che dice è una parola di vicinanza. Il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Prima ancora di dire convertitevi, anche Giovanni diceva alle genti convertitevi, ma Gesù, prima ancora di proclamare, ecco, il messaggio della conversione, proclama un messaggio di vicinanza. Così come Elcanà, prima ancora di chiedere ad Anna di fruttificare, di dargli un figlio, lui comunica il suo amore, la sua vicinanza. Ecco la pedagogia di Gesù, ecco il modo con il quale Gesù attira a sé uomini e donne a seguirlo. Oggi, se siamo qui, non è perché noi dobbiamo a tutti i costi fare frutto, fruttificare. Siamo qui perché attirati da questo amore di vicinanza. Gesù ci attira con il suo amore, ma poi, ecco, ci promette di essere fruttuosi nella nostra vita. Dirà: venite, venite dietro di me, io vi farò diventare pescatori di uomini. Ma non deve essere questo il motivo per cui noi andiamo dietro a Gesù. Il motivo per cui noi andiamo dietro di Lui è il desiderio, ecco, di stare accanto a Lui. Davvero è commovente il modo con il quale Elcanà cerca di strappare da questa tristezza che invade il cuore di Anna, perché Anna è presa da questa grande tristezza, perché lei non ha avuto figli, non ha figli, e si sente davvero schiacciata e anche umiliata anche dall'altra donna, dall'altra moglie, che invece le faceva notare questo motivo e la poneva ancora di più in una condizione di vergogna. E così Elcanà, davvero è commovente il modo con il quale lui si rivolge ad Anna: Anna, ma perché piangi? Perché così digiuni, non mangi? Perché il tuo cuore è triste? Non sono forse io per te meglio di 10 figli? Ecco, queste parole oggi sembra quasi che le dica Gesù a noi: non preoccuparti, io ti farò, diventerai pescatore di uomini, ma non è questo il motivo per cui vieni tu dietro di me. Non sono io per te meglio di tutto il resto? Ecco, ti basti la mia grazia. Questa espressione la dirà Paolo nelle sue lettere, quando parlerà della sua esperienza, no? Ti basta la mia grazia, dirà il Signore a Paolo. Ci basta la sua grazia. Noi andiamo dietro di lui perché ci basta e ci sazia la sua grazia, e questa grazia ci renderà fecondi.
Dio ha pieno diritto di rivolgere agli uomini la sua parola. Lo dimostra Gesù chiamando a sé i suoi primi discepoli. La nostra parola a Dio è gemito e implorazione. La rivolgiamo in questo momento per esprimere il bisogno estremo che abbiamo di Lui. Diciamo insieme: irradia sul mondo la tua luce, Signore. Perché come Anna della prima lettura impariamo a ricorrere a Dio e a esporre a Lui i nostri bisogni. Con umiltà e fiducia preghiamo. Irradia sul mondo la tua luce, Signore. Perché al di là di ogni consolazione proveniente dagli uomini, sappiamo confidare e gioire del conforto che ci viene da Dio. Preghiamo. Irradia sul mondo la tua luce, Signore. Perché l'invito alla conversione, rivolto prima dal Battista e poi ripreso e confermato da Cristo, trovi in noi pronta accoglienza e generosa attuazione. Preghiamo. Irradia sul mondo la tua luce, Signore. Perché sappiamo corrispondere alle buone ispirazioni con la disponibilità totale di Pietro e di Giovanni, di Andrea e di Giacomo. Preghiamo. Irradia sul mondo la tua luce, Signore. Colui che solo può dare una vita nuova al di là della morte, conceda ai nostri fedeli defunti di entrare nella sua dimora di gloria e di gioia. Preghiamo. Irradia sul mondo la tua luce, Signore. Preghiamo anche per i giovani che sentono nel loro cuore il desiderio di seguire il Signore, ma non trovano ancora il coraggio di rispondere sì, forse perché la colpa è anche nostra, perché non trovano uno sguardo che li guardi con tenerezza, con amorevolezza. Lo sguardo che Gesù pone oggi davvero su questi giovani e che li porta a lasciare tutto e a seguirlo. Ecco, preghiamo per questi giovani perché possano trovare uno sguardo che li attiri e che li porti a Gesù e a donare tutta la loro vita con generosità. Preghiamo. O Gesù Salvatore, questa celebrazione eucaristica sull'esempio e per l'intercessione di Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni ci renda tuoi discepoli, attenti e ricercatori della tua intimità, tuoi seguaci generosi, pronti ad ogni rinuncia e tuoi testimoni appassionati, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, Signore,
l'offerta che ti presentiamo. Esaudisci la nostra fiduciosa preghiera e santifica tutta la nostra vita per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Che cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, o Signore Padre Santo, per Gesù Cristo, il tuo dilettissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce la tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventi per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, o Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati delle nostre sorelle e dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia,
Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, con San Pio da Pietralcina e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Sentendo nel nostro cuore la vicinanza del Regno di Dio, affidiamoci a Lui come figli, invocandolo con le parole che ci ha insegnato Gesù, con il quale ogni volta lo riconosciamo come nostro Padre. Diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, Tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della Tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiamoci un gesto di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco Gesù, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre,
io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Preghiamo. O Dio onnipotente, che ci hai nutriti alla tua mensa, donaci di esprimere in un fedele servizio la forza rinnovatrice di questi santi misteri, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace. Buona e santa giornata a tutti. Thank you.
Thank you.